cui fanno riferimento le immagini, non c'è stata partita tra i locali del Mercatone e l'Agricom San Severo. Hanno vinto i padroni di casa in maglia azzurra per 93-65, presentando Franscolla e Castellito in gran spolvero, autori di 50 punti in due. Le alchimie difensive di Martinoia, tecnico di Biancoverdi, sono naufragate davanti alla precisione degli esterni brindisini, mentre gli uomini più pericolosi del San Severo, Prosperi e Pastorello, venivano ingabbiati dalla difesa brindisina sempre molto attenta per l'accesso al campionato di B1. Ci parla delle semifinali dei playoff Marcello Favalli. Pronostico rispettato solo a metà nei playoff della Serie B di basket, ce l'ha fatta Mercatone Brindisi che ha prevalso sull'Agricom San Severo, mentre è stata eliminata la Libertas Lecce sul neutro di Matera da un Capri davvero sorprendente. I brindisini in maglia blu hanno prevalso ieri sera 82-71 sui biancoverdi di Martinoia, schierati con i titolari dopo le minacce del loro presidente di mandare in campo gli juniores per protesta contro gli organi federali che non avevano preso alcuna decisione per gli incidenti dopo la prima gara di Brindisi. Gli uomini di prima veriglia hanno controllato la gara con molta intelligenza, padroni dei tabelloni con Simeone e Dorrei, guidati da Cordella e precisi negli esterni. Gli sforzi di Del Vicario e compagni non sono bastati e alla fine circa 3.000 brindisini hanno inneggiato alla B1. Per conquistare questo riguardo i brindisini non dovranno superare come temevano la Libertas Lecce, ma il Capri. Brindisi Pozzuoli.